viaggio in un paese noto per l'armonia tra le religioni, nel quale i cattolici, 370.000 in una popolazione di quasi 160 milioni di abitanti, sono apprezzati per il ruolo che giocano per la società civile con le loro scuole, ospedali e mense per i poveri. Quando Papa Francesco mette piede in Bangladesh nel pomeriggio del 30 novembre, ha nel cuore quanto dirà poco dopo nel palazzo presidenziale. Al suo arrivo al palazzo Bangababan di Dhaka, la casa del Bengala, il pontefice è accolto dal presidente Hamid, che lo accompagna nella sala dove si svolge l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Nel suo discorso il capo di Stato denuncia le violenze dell'esercito del Myanmar contro la minoranza musulmana dei Rohingya, che ha costretto più di 600.000 persone a fuggire nel vicino Bangladesh. Il Papa ritorna sul dramma dei profughi dallo stato birmano di Rakhine, nel Myanmar occidentale, e loda lo spirito di generosità del Golden Bengala, che ha accolto tanti disperati. Quindi denuncia la gravità della situazione e le sofferenze patite da tantissime donne e bambini ammassati nei campi profughi. È necessario che la comunità internazionale attui misure efficaci nei confronti di questa grave crisi, non solo lavorando per risolvere le questioni politiche che hanno condotto allo spostamento massivo di persone, ma anche offrendo immediata assistenza materiale al Bangladesh nel suo sforzo di rispondere fattivamente agli urgenti bisogni umani. La mattina dopo, Francesco, nel Suravardi Udian Park di Dhaka, ordina a presbiteri 16 giovani diaconi nell'unica celebrazione pubblica prevista in Bangladesh, animata dai canti in bengali davanti a più di 100.000 fedeli. Sul palco dell'altare molto semplice, fatto di canna di bambù e paglia, il Papa, dopo l'omelia tratta dal rituale per l'ordinazione dei presbiteri, si rivolge a braccio in italiano alla folla che segue con grande raccoglimento la celebrazione. Ringrazia per questa grande festa di Dio e soprattutto chi ha viaggiato più di 2 giorni per partecipare. Questo indica l'amore che avete per la Chiesa, dice, che avete per Gesù Cristo. Poi chiede di pregare per tutti i sacerdoti. Il popolo di Dio sostiene i sacerdoti con la preghiera. È la vostra responsabilità sostenere i sacerdoti. Qualcuno di voi potrà domandarmi: ma padre, come si fa per sostenere un sacerdote? Fidatevi della vostra generosità. Ma il primo sostegno del sacerdote è la preghiera. Quindi il suggestivo rito dell'ordinazione con i 16 diaconi che promettono rispetto e obbedienza al cardinale Patrick di Rosario, arcivescovo di Dhaka, e poi chinano il capo davanti a Papa Francesco che impone loro le mani. Il pomeriggio il pontefice raggiunge il complesso dell'arcivescovado di Dhaka, dove prima visita la cattedrale di Santa Maria, dove sono presenti 700 fedeli e benefattori della Chiesa, e poi incontra i 12 vescovi del Bangladesh. Davanti a loro ricorda che la Chiesa in Bangladesh si distingue per zelo missionario, spirito di collegialità e mutuo sostegno, e ai vescovi chiede di perseverare nel ministero della presenza fatto di continue visite pastorali alle parrocchie e legami di comunione con sacerdoti, religiosi e religiose. La giornata si conclude con l'atteso incontro interreligioso ed ecumenico per la pace nel giardino dell'arcivescovado. Sotto un grande tendone si sono raccolte più di 5.000 persone di tutte le fedi presenti nel paese. Dopo alcune danze tradizionali e il saluto di 5 rappresentanti di comunità religiose e della società civile, Francesco sottolinea l'importanza che tutti i credenti delle diverse fedi coltivino un'apertura del cuore, in modo da vedere gli altri come una via, non come un ostacolo. Questa è la condizione per una cultura dell'incontro ed è indispensabile per combattere il virus della corruzione politica, delle ideologie religiose distruttive e della tentazione di chiudere gli occhi di fronte alle necessità dei poveri, dei rifugiati e delle minoranze perseguitate. Prima le parole, poi il gesto. Il Papa accoglie sul palco 16 profughi Rohingya, li ascolta uno a uno, prega con loro e con gli altri leader religiosi e poi decide di parlare di nuovo. La vostra tragedia è molto grande, dice rivolto ai profughi fuggiti dal Myanmar. Nome di quelli che perseguitano, di quelli che hanno fatto del male, soprattutto dell'indifferenza del mondo. Chiedo perdono, perdono. Tutti noi siamo immagine di Dio, prosegue Francesco, anche questi fratelli e sorelle, anche loro sono immagine del Dio vivente, quindi l'accorato appello. Continuiamo a fare del bene loro, aiutarli, continuiamo a muoverci perché siano riconosciuti il loro
diritti. Non chiudiamo il cuore, non guardiamo da un'altra parte. La presenza di Dio oggi anche si chiama Rosigna. Il 2 dicembre, nel suo ultimo giorno in Bangladesh, il Papa raggiunge il complesso parrocchiale della Chiesa del Santo Rosario a Tijon, cuore missionario del Bangladesh, dove nel 1580 i padri agostiniani portoghesi ottennero dal governatore imperiale il permesso a costruire una chiesa. Qui prima visita la casa Madre Teresa, dove viveva la santa nei suoi soggiorni a Dhaka e dove le missionarie della carità assistono migliaia di orfani e disabili mentali e fisici. Poi, nella nuova chiesa del Santo Rosario, cattedrale dell'arcidiocesi di Chittagong, ma sempre nella megalopoli di Dhaka, accanto al cimitero dove riposano molti missionari, Francesco incontra 1500 sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e novizie del paese. Ascolta le testimonianze di 5 di loro, consegna il discorso preparato e a braccio offre i suoi consigli per una buona vita sacerdotale e religiosa. La vocazione è un seme da far crescere e curare con tenerezza, spiega, attenti al diavolo che semina zizzania, pregando per distinguere il seme buono da quello cattivo. Nelle vostre comunità, dai vescovi e seminaristi, state attenti alla divisione causata dal pettegolezzo, nemico dell'armonia, e se avete qualcosa da dire a un confratello, fatelo faccia a faccia. E infine, conclude il pontefice, niente facce tristi, anche nel dolore e nelle difficoltà cercate la pace e la gioia. La visita e l'intero terzo viaggio in Asia si concludono con le danze di mille colori e i canti di 7.000 giovani che accolgono il Papa nel Notre Dame College di Dhaka, non solo cattolici ma anche molti musulmani e di altre religioni. Francesco ascolta due testimonianze e poi dà il suo incoraggiamento. Andate avanti, specialmente quando ci si sente oppressi da problemi e tristezza e sembra che Dio non appaia all'orizzonte. Per non girovagare senza meta, invece scegliere la strada giusta, serve quella sapienza che nasce dalla fede. È come se Dio avesse posizionato dentro di noi un software che ci aiuta a discernere il suo programma divino, un software che deve essere aggiornato ascoltando il Signore. La sapienza di Dio poi fa respingere le false promesse di felicità che portano solo all'egoismo e aiuta ad accogliere e accettare quanti agiscono e pensano diversamente da noi, sottolinea il Papa. Non bisogna quindi ripiegarsi su se stessi facendo proprio il principio del come dico io o arrivederci, perché quando un popolo, una religione, una società diventano un piccolo mondo, perdono il meglio che hanno e precipitano una mentalità presuntuosa, quella del io sono buono, tu sei cattivo. Guardando i vostri volti, conclude Francesco, sono pieno di gioia e speranza per voi, per il vostro paese, per la Chiesa e per le vostre comunità. Dio benedica il Bangladesh.